Oggi ho pensato di fare una gita e così, senza accorgermi della strada percorsa, a poche decine di minuti da Cesena, arrivo ai paesaggi che hanno colorato le mie estati e mi ritrovo ai piedi del Monte Fumaiolo. Ripercorro questi luoghi con la nostalgia di quando da bambina, accompagnata dalla forte mano di mio padre, mi divertivo ad arrampicarmi sui sentieri più nascosti, alla scoperta di una natura accogliente e rigogliosa, e ad esplorare ogni angolo di questa terra alla ricerca di piccoli animali e dei frutti spontanei che ogni stagione regala. Saporitissimi funghi prugnoli in primavera, fragoline, more e lamponi in estate e deliziose castagne in autunno. Mi sono presa del tempo per tornare qui, per respirare ancora l'aria di questi luoghi, per regalarmi il ricordo della bellezza che i miei occhi bambini ricordano, per rendermi conto che qui il tempo sembra essersi fermato. Mi sono presa il mio tempo per camminare tra le imponenti foreste di faggi che caratterizzano il Monte Fumaiolo, che con i suoi 1407 metri sul livello del mare è la vetta più alta dell'Appennino Cesenate e costituisce il punto più alto del piccolo gruppo montuoso da cui è composto, il Monte Aquilone, la Ripa della Moia e la Ripa del Monticino. Immergendomi nella rigogliosa natura che mi circonda per percorrere una parte degli oltre 190 km di sentieri perfettamente segnalati che si snodano lungo il percorso, cammino da sola, lasciando che ogni mio senso accolga i rumori, i profumi e gli odori che mi circondano. Gli stessi di tanti anni fa, gli stessi probabilmente da centinaia di anni. Queste terre, zone di confine tra Romagna e Toscana, non lontano dal territorio marchigiano, sono state citate da Dante nel 27° canto dell'Inferno della Divina Commedia come il giogo di che Tevere si disserra. Corsi d'acqua che compongono le loro musiche, infrangendosi tra le rocce dei ruscelli e delle cascate, frutti di bosco dagli intensi colori e dal sapore dolce e aspro nello stesso tempo, profumi di aria pura, di legno, erba e terra, profumi che solo chi percorre questi sentieri può assaporare, profumi di montagna. Ripenso a quando mi spiegarono l'origine del nome Fumaiolo, che pare derivi da fiumaiolo, per le numerose sorgenti che scaturiscono dalle sue pendici, o dal fatto che la sua vetta sia spesso avvolta dalla nebbia. Per me, come allora, non è importante. Per me Fumaiolo significa ospitalità, famiglia, natura incontaminata. Cammino lungo le antiche mulattiere, un tempo usate come rete viaria principale, che ancora oggi, perfettamente conservate e potenziate, formano una fitta e complessa rete di collegamento. Sulla mia strada incontro escursionisti a piedi, in mountain bike o a cavallo. Che emozione salire su un cavallo per affrontare questi sentieri. Un'emozione unica che cresce ad ogni passo, lasciandosi dolcemente trasportare dalla lenta e cadenzata andatura di questo amico animale. Scendere in sella una mountain bike lungo i vari sentieri dedicati e i percorsi unici che si possono percorrere. Questi luoghi sono stati per me, ogni volta che li ho percorsi, maestri di vita, e ogni volta mi hanno insegnato a guardarli con occhi diversi, a non fermarmi, a continuare la loro scoperta come se fosse una continua caccia ai tesori che qui si nascondono. Ma sia che ci si muova in questi luoghi a piedi, a cavallo o in mountain bike, tutti quelli che incontro ricambiano il mio sorriso con un saluto cordiale. La montagna è anche questo, l'incontro con persone sconosciute che per il semplice fatto di percorrere lo stesso tratto di strada, godere dello stesso paradiso che ti avvolge, ti sentono amico e contraccambiano volentieri un saluto o due chiacchiere lungo il cammino. E quando da bambina il cammino diventava pesante, il ricordo più bello è quello delle braccia forti di mio padre, che mi sollevavano fino quasi a toccare la cima degli enormi alberi, degli ombrosi boschi che mi circondavano, faggi, abeti bianchi e rossi, cerri, castagni e tante altre specie, da far impazzire un amante della botanica. E da quella posizione potevo ammirare panorami mozzafiato, pascoli, praterie di montagna, vette che sembravano toccare il cielo. E mentre si camminava, adoravo ascoltare i racconti di questi luoghi magici. Come quello della tradizione che vuole che a Balze la Madonna sia apparsa su un sasso staccato da una di queste montagne a due pastorelle, una cieca e l'altra muta, e che abbia ridonato ad entrambe le facoltà perdute, o quella delle pietre montane a Tavolicci, che hanno assistito silenziose all'eccidio di 64 persone innocenti, perpetrato per rappresaglia dalle milizie nazifasciste durante la guerra. Oggi quell'eccidio è ricordato da una casa museo ricostruita proprio a Tavolicci, collegata dal sentiero della memoria alle altre località toccate dalla strage. Fumaiolo, monte ricco di fascino e di storia, di incantevoli luoghi da scoprire immersi nella quiete e tranquillità della natura, conosciuto soprattutto per le sue sorgenti da cui nascono i fiumi Tevere e Sabio. Ciascuno di questi fiumi ha avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle popolazioni che per millenni hanno vissuto lungo le loro sponde. Il Tevere. Quanto fascino trasmette alla sua sorgente, forse il fiume più celebre e storico d'Italia, il cui nome sembrerebbe derivare dal re latino Tiberio Silvio, discendente di Enea, e che nasce dalle pendici del monte Fumaiolo a 1268 metri sul livello del mare e dopo aver percorso 405 chilometri, oltrepassato 4 regioni, attraversa Roma per sfociare ad Ostia nel Mar Tirreno. Amavo camminare e perdermi nei percorsi completamente immersi nella suggestiva faggeta che ci portavano alle sorgenti e mi piaceva usare il nome Vene del Tevere dopo aver ascoltato il racconto di questo fiume che nasce dalla confluenza di due vene d'acqua. Una volta arrivati a destinazione, era un premio per la fatica del cammino potersi dissetare alla fresca sorgente, sulla quale ancora oggi si legge «Qui nasce il fiume sacro ai destini di Roma». Il viaggio delle limpide acque del Tevere inizia su questa montagna, generando a poca distanza il meraviglioso spettacolo della sua cascata, poetica e suggestiva, in mezzo al bosco e con un piccolo spazio ristoro che consente di goderne per qualche minuto in silenzio la sua magia. E poi giù, dopo un rapido dislivello, a bagnare l'abitato di Balze, per poi entrare in territorio toscano. Il rumore delle acque riporta la mia mente alle fonti di montagna, alla gradevolezza delle fresche acque nella calura dell'estate. Voglio tornare ad immergermi nelle cascate dell'Alferello. Il rumore della corrente, che si scontra con le rocce in una caduta infinita, ha per me il suono delle risate dei giochi infantili, del brivido di immergermi nelle pozze e di affrontare i sassi sconnessi del fondale per esplorare le antiche mulattiere che tutto intorno si dipanano. La cascata dell'Alferello, imponente con la sua altezza di oltre 30 metri, scava e plasma la formazione marnoso-arenacea, permettendo al viandante di camminare sopra le cascate e di godere di un rilassante pediluvio, sfruttando le proprietà terapeutiche offerte dalla granulometria dell'arenaria. Il rumore dell'acqua delle cascate cattura l'anima dei passanti. Poi, spostandosi di poco verso Alfero, si possono visitare altri luoghi dall'immutato fascino, come il Ponte Romano, che conserva ancora una bellissima pavimentazione in lastre di arenaria poggiante su grossi massi, o il particolarissimo spettacolo del Sasso Spaccato, una grossa pietra di arenaria dalla forma piatta e regolare che agli inizi del secolo scorso si è improvvisamente divisa in due parti, che di anno in anno lentamente aumentano la loro divisione fino ad arrivare agli attuali 3 metri, forse qualcosa in più. All'interno della spaccatura è presente un camminamento percorribile da cima a fondo. Quanti pomeriggi ho passato tenendomi sospesa in equilibrio lungo la spaccatura perfetta per attraversare questo strano enorme sasso senza appoggiare i piedi a terra. E poi almeno una volta ogni estate si arrivava su, fino in cima al Cipo dell'Alpino, realizzato dal Gruppo Alpini Dell'alta Valle Del Savio. Fermarsi nell'area attrezzata, posta vicino alle due grandi lastre triangolari di pietra che richiamano la penna nera del caratteristico cappello degli alpini, con in mezzo il pennone pronto per l'alzabandiera. Mi perdo ad ammirare il panorama mozzafiato che si apre sotto i miei occhi. Ricordo le corse da bambina per andare a leggere per prima ad alta voce la preghiera dell'alpino, incisa su un'arenaria, e ogni volta ritrovare in quelle parole la saggezza di chi la montagna la conosce davvero e la serve con passione. La voglia di conquistare le vette mi spinge a rivedere la Ripa della Moia, suggestiva parete rocciosa che fa parte del gruppo montuoso del Fumaiolo, una scogliera marina prevalentemente calcarea con presenza di arenarie e marmi. Risalgo il bosco e inizio a salire, attraversando la Betaia, per poi ridiscendere su un bel sentiero che mi conduce prima al rifugio San Giuseppe e poi in cima alla Moia. Dalla sua sommità la vista spazia sulla dorsale appenninica e si può godere di un paesaggio suggestivo, composto da praterie e pascoli montani intercalati da boschi di faggio. La Ripa della Moia è una falesia di grande fascino e a lungo fu utilizzata come cava, mentre oggi è tornata alla natura come sua opera d'arte e anche come parete di arrampicata per gli amanti del brivido. Torno a camminare per rivedere altri luoghi, come l'oratorio della Madonna della Neve di Castel D'Alfero, chiamato così per la miracolosa nevicata e il 5 agosto di un anno imprecisato. Oppure verso un luogo suggestivo come l'eremo di Sant'Alberico, luogo di pace e di preghiera, ancora oggi rifugio per eremiti, e le incantevoli foreste intorno all'ex monastero della Cella. Salendo all'eremo si percorre la Via Nova, un'antica mulattiera realizzata nel 1835, su cui sono disposte le 14 stazioni della Via Crucis, con nicchie contenenti bassorilievi in terracotta che fungono da rosario di pietra per i pellegrini. La tradizione vuole che l'eremo, eretto intorno all'anno 1000, sia stato fondato personalmente da San Romualdo accanto ad una fonte ancora oggi ritenuta taumaturgica. Il nome e la fama di questo luogo sono però legate ad un altro personaggio, Sant'Alberico appunto, che qui visse in preghiera e penitenza, operando miracoli e guarigioni, anche se non esiste alcuna testimonianza documentaria e la sua figura è sempre rimasta avvolta nella leggenda. Dal 1961 l'urna contenente la tibia del santo è collocata nella chiesetta dell'eremo e ancora oggi i fedeli vi si rivolgono per chiedere al santo la guarigione appoggiando la parte malata su un enorme masso posto all'ingresso dell'eremo. A poca distanza dall'eremo si trova la zona della Cella, che oltre ad essere un sito di rilevanza storico-culturale, è sicuramente uno dei luoghi più suggestivi e di maggiore interesse paesaggistico del territorio. La Via Nova congiunge l'eremo con Balze, paesino ai piedi del Monte Fumaiolo, con la chiesa di Santa Maria Assunta e la più piccola chiesetta della Madonna dell'Apparizione a ricordo dell'apparizione della Madonna avvenuta in questi luoghi nel 1494. In questi luoghi ho trascorso momenti indimenticabili, spingendomi ogni volta a nuove scoperte, a luoghi mai visti, che ora, da adulta, sono un ricordo indelebile della memoria, come i cosiddetti sassoni, una terrazza naturale sotto la cima del Monte Fumaiolo di eccezionale bellezza, caratterizzata da blocchi calcarenitici, dalla cui sommità è possibile spaziare con lo sguardo sul poggio della Mula d'Oro, sul Monte Castelvecchio, sul Monte Comero e sulla Ripa della Moia. Quante giornate passate a campeggiare in questi luoghi! Ancora oggi respiro nell'aria l'emozione di vivere a così stretto contatto con la natura, potendo ascoltare i rumori dei piccoli animali che si muovevano poco distante. Tappa obbligata ogni volta era riempire le borracce alla fontana e scambiare due chiacchiere con i ciclisti fermi a dissetarsi e a portare un saluto sincero e un po' nostalgico alla targa dedicata al pirata che su questi monti tanto amava allenarsi. Fonti, cascate, sorgenti, grande ricchezza di questo territorio. Acqua, simbolo di vita, dono della terra per irrigare il terreno, abbeverare i pascoli e dissetare i viaggiatori. Acque che nascono tra i monti e sfociano in mare, come quelle del fiume Sabio, che iniziano la loro discesa a 1126 metri sul livello del mare e dopo un tortuoso percorso di 126 chilometri sfociano nell'Adriatico vicino a Cervia. Nel 1974, nel luogo in cui nasce la sorgente, è stato eretto un monumento in ferro su cui spiccano l'immagine del lupo, simbolo di Monte Coronaro, e gli anelli della Caveia, simbolo della Romagna. Poi penso ad un altro sentiero, quello che vorrei risalire fino alla Madonna del Crestone, con il suo monumento dedicato al culto mariano che nel 1973 fu posto su questa spoglia cresta dagli abitanti di Monte Coronaro. Il piccolo monumento è circondato da aspri e selvaggi calanchi, costituiti dalle marne di Verghereto, che infondono al luogo una suggestiva, particolare bellezza. Vorrei attraversare Montione, passando sull'antica mulattiera detta Rotta dei Cavalli, che collega Verghereto alla Toscana attraverso l'Alpe. O ancora spingermi fino a Riofreddo, suggestivo piccolo borgo di case in sasso con una chiesina parrocchiale datata 1372 e intitolata a San Michele Arcangelo. Luoghi magici che, grazie alla loro posizione ai piedi del Fumaiolo, sono perfetti per camminate immerse nel verde oppure per degustare piatti della tradizione, nei quali risaltano i sapori dei prodotti tipici del territorio. Prodotti che arrivano dai poderi locali, poderi dove puoi avvicinarti agli animali mentre i contadini parlano del lavoro da fare o mentre mungono le capre. Oppure puoi assistere ad alcuni passaggi della lavorazione a mano dei formaggi. E poter decidere se è più interessante osservare la preparazione della pasta fatta in casa oppure restare fuori ad assistere alla lenta sistemazione della legna da ardere nel braciere per cuocere la carne. Avrai ancora luoghi da visitare, profumi e sapori da gustare, storie e tradizioni da ascoltare, panorami in cui perdermi, ma è giunto il momento di tornare a casa. Con il cuore pieno di gioia e di un pizzico di nostalgia, ma tornerò presto con gli amici, tornerò con chi amo per fargli scoprire questi luoghi per me così importanti. Tornerò a respirare quest'aria buona, che sa di ospitalità, di doni preziosi regalati dalla terra e dalla natura rigogliosa, di passione, di semplicità, che sa di casa.